Tecniche. Piano. Oh, è un'unica stampante. Sono due scatoloni enormi, ma è un'unica stampante di Elegoo. Forse è la prima che c'è in Italia. Questa è l'Orange Storm Giga, e si capisce perché si chiama Giga, è enorme. Ha un piano di stampa di un metro. E siamo curiosissimi di vedere come risulterà una volta montata. Non dovrebbe essere, almeno così dicono le istruzioni, troppo complicato il montaggio, ma è stato complicato, come potete vedere, farla salire da noi in studio. Ringraziamo il portiere del nostro condominio per essersi sacrificato per noi. Silenzio, saremmo stati per tutti, diciamo. Esatto, per tutti quanti, diciamo, quelli che hanno subito anche qui in studio in termini di spazio, perché siamo in stanza di Marco, che è stato letteralmente invaso in questo momento. E niente, procediamo. Sono 140 kg di stampante. Sembra una cosa quasi da ridere, cioè sembra una, sai cosa, le immagini quelle fatte con la I, la più grande stampante commerciale fatta in Italia adesso. Va bene, comunque io direi cominciamo a tagliare questi sigilloni, cioè non li abbiamo mai visti quelli così grossi industriali intorno a una stampante. E niente, procediamo con l'unboxing e il montaggio. Allora, come ben sapete, il nostro test per le stampe è questo gatto, questo corsaro gatto, tettone, furry, con le tettone, ed è la dimensione standard che utilizziamo per le stampanti che mettiamo in prova. La stampa più grande che abbiamo fatto fino ad oggi è stata questa. Di che stampante era? Non me lo ricordo. Forse la l'Elegoo Mega. Ok, l'Elegoo Mega. Invece oggi abbiamo un nuovo record, che è questo. Oh, eccoci con un'altra review in piedi, perché appunto questo problema non è la stampante, ma la stampa. Oddio, è anche la stampante. Anche la stampante. Soprattutto la stampante. Soprattutto la stampante, perché se l'avessimo messa sul tavolo sarebbe più alta di noi, molto più alta di noi. Sì, avremmo anche rovinato il tavolo. Sì. E le nostre schiene. E avremmo avuto bisogno di altre due o tre sì, persone per tirarla su. E si tratta dell'Elegoo Giga. Orange Storm Giga. Sì. Okay. Orange Storm Giga. Comunque c'ha Giga nel nome, non ci si può. E quindi è molto Giga. E Giga è la particolarità, come lo sapete, come potete immaginare, che pesa 144 kg alla spedizione. 144 kg? Così era dichiarata. Non stento a crederci, adesso che la vedrete. Tra l'altro, no, avete visto nell'introduzione che non è stato facile portarla su. Per niente proprio. Però ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente non stiamo ai piani più alti, diciamo ai più alti, ma appunto questo è il prodotto più grande che vedrete per ora da questa stampante, che non è neanche stampata al massimo, no, della sua altezza, un altro, ma appunto al massimo tanto dell'altezza sarebbe stato così, ma il risultato è comunque impressionante e soprattutto di qualità. Sì, infatti, allora prima di tutto volevo ringraziare Elegoo che ci adora, non capisco sì, ancora perché, ma ci adora e ci ha inviato ci ha inviato questa stampante, che è ancora molto poco diffusa, ma che è veramente un prodotto estremamente particolare. È una stampante che ha come volume di stampa, volume 80 cm per 80 cm per un metro di altezza, cioè sostanzialmente potete stamparci un bambino a parte mobili, per esempio, sì. Cioè veramente è un game changer, se ne avete bisogno, se avete lo spazio e tutto il resto, al pari del multicolore, perché veramente abilita la stampa in un solo pezzo di oggetti
davvero importanti. Cioè, vi ricordate la Yoko Littner? Magari Kenny, metti nel montaggio la Yoko Littner dell'epoca fatta così. Sarà stata appunto, esatto, sarà arrivata al collo di questa stampa, l'abbiamo fatta in tantissimi pezzi, sì, che da incastrare, diciamo, non è stata facile. Questa invece, slicing, cioè, non avete stampa. Idea per la Yoko quanto filler è stato usato per chiudere le giunture. Abbiamo usato diverse stampanti, sì, insieme, è stato un casino. Questa monoblocco, finito. G-code quant'è che pesava? 300 mega di G-code. Appunto, dirti, quanto un porno di bassa lega scaricato su di una ventina d'anni fa. Cioè, ci abbiamo stampato appunto la nostra gattona. Comunque, partiamo dall'inizio. Sì. Come arriva la stampante? Come state vedendo dai b-roll e tutto il resto, anche dalle foto, dal timelapse, eccetera, arriva in due mega pacchi da 70 kg più o meno. E sostanzialmente. Sì, quando è arrivato il tizio, che è uscito dal primo pacco. Madonna, quanto è grande la stampante! Poi tira fuori il secondo. Esatto. Ma sono due stampanti, no, è una sola. Minchia. E praticamente, in realtà, la stampante è composta sostanzialmente da quattro pezzi: la base, i frame laterali e il piatto di stampa. Perché poi ci sono qualche piccola trave da montare. L'assemblaggio è stato in realtà velocissimo, circa un'ora poco e mezza. Di un'ora. Diciamo due ore per stare comodi. Sì, due ore per stare comodi in due persone, ma in maniera molto tranquilla, cioè senza fretta. Come potete vedere dal timelapse, si vede che non c'è nulla, cioè la cosa più antipatica era beccare i mini fori per bloccare la catena di trasmissione verticale. Cioè, però abbiamo avuto delle cose che sono state molto divertenti che non sono mai capitate in una stampante. Il primo è stato che forse la fase più lunga è stato togliere i pezzi dei cartoni. Sì, cioè, tipo, Marco, ci dai una mano? Devo togliere questa roba. E poi soprattutto stavamo io da una parte e Max dall'altra. A piegarsi, a passarsi le cose da una parte all'altra della stampante, buttati, cioè, a terra sotto la stampante, esatto, cosa che non è mai successa. Sì, no, davvero particolare. Sta di fatto che comunque l'assemblaggio facilissimo, è un gioco da ragazzi, veramente. Però qua dobbiamo una cosa un po' fare grave. Una tirata di orecchie a LQ. No, tra l'altro, un'altra tirata di orecchie, dobbiamo fare proprio una mail per questa cosa. Perché sì, infatti, se non è un caso, è abbastanza grave. Praticamente la stampante, poi ve lo farò vedere sulla stampante, utilizza degli end stop ottici per l'asse Z. Questi end stop sono attivati da una sbarra di metallo di 5 cm che va avvitata sul frame della testina. Sì. Qual è il problema? Che l'operazione di attacco di queste lamelle... Anche perché non è che uno può pensare, magari doveva essere preinstallata, no. No, no, perché non sarebbe potuto essere, non poteva entrare nel cartone altrimenti. Sostanzialmente non viene citato nella procedura di installazione, di assemblaggio, di avvitare queste... E non è neanche segnato come pezzo all'interno presente. Del pacco. Quindi ci sono... Ma non ti dicono di montarle. E se non se Max non se ne accorgeva. Infatti, devo dire che io conoscevo questa stampante. È famoso il fatto che 3D Printing Nerd ha sfasciato la sua perché ha sfondato la SZ. Perché lui non se ne è accorto. Io, sapendo di questo precedente, sono stato ulteriormente attento a verificare che ci fosse tutto. E mi sono reso conto di questa cosa. Però, cioè, è una mancanza, secondo me, abbastanza grave in fase di assemblaggio. Fate molta attenzione. Nulla di che, li avvitate e siete a posto, però... Cioè, sì, effettivamente metterlo... è un pezzettino piccolino che ti fa giocare la stampante. Sì, sostanzialmente sì. Però, insomma, a noi è andata bene, grazie al sacrificio di Printing Nerd, che comunque poi nel frattempo è riuscito a farla andare. Si è praticamente immolato per noi. Come gli incidenti aerei che si studiano in continuazione per fare la nuova tecnologia. E vedete che ovviamente abbiamo fatto meno stampe rispetto alle scorse volte, ma paradossalmente. Ma ci siamo dissanguati. Paradossalmente abbiamo usato molto più materiale di quello che usiamo normalmente per stamparci, ci siamo dissanguati. Perché già questo gatto pesa quanto? 2,5 kg? 2,5 kg. 2,5 kg di gatto, che in genere diciamo, questo pesava scarso 120 grammi, 2,5 kg. 2,5 kg. Poi cioè, stavamo piangendo per lo scarto della prusa, cioè il filamento bruciato della prusa per il multicolore arrivava più o meno qua. Sì. È che già è parecchio se ci pensi. Sì, sicuramente è parecchio, ma cioè, è davvero tanto?
considerate che il PLA comunque, a prescindere dal vostro fornitore di fiducia, che sono sicuro che ve lo fa pagare di meno, sì, però un 15-20 euro al chilo costa. E abbiamo usato un bobinone da quanto? Da 3 kg. Da 3 kg. Pagato 45 euro. Non credo che sia la bobina di qualità più alta del mondo, anche perché ha fatto molto stringing, però sta di fatto che per il nostro obiettivo è servita, andava più che bene. E ancor più rispetto ad altre stampanti potete immaginare, e non l'abbiamo testato ovviamente, quanto può essere importante essere sicuri che il filamento duri e soprattutto che non salti la corrente, perché un fallimento ovviamente di stampa magari a questo livello è cioè nel senso ovviamente la stampante c'è cioè il sensore di filamento, sì, ha tutto quello che deve avere, stop, eccetera, però se non succede niente è meglio, ecco, perché comunque già se ti ferma a un certo livello, cioè sono soldi che ti piangi, cioè, tanto per ecco. La prima volta il costo della stampa non era triviale. Sì, esatto. Questo è il fatto, perché noi solitamente non ci pensiamo mai alla bobina per fare le prove. Stavolta invece sì. Stavolta sì, cioè questa Torre Eiffel, vabbè. Dove c'era appunto il gatto, poi spieghiamo perché. Cioè questa gatto Torre Eiffel pesa 800 grammi. Cioè, eppure è piccolissima, è vuota. Leggerissima, è vuota. Sì, infatti. È vuota, pesa 800 grammi, quindi non potete ignorare il materiale. Infatti abbiamo perso un sacco di tempo. Ah, potremmo fare. Sì, bellissimo, ma cioè ma costa. Costa, cioè lo facciamo e poi qui ce l'abbracciamo. Ancora tu, fornitore del cugino, del parente, del cognato, del sosia, del tizio che la paga meno di tutti, se ci sei contattaci. Infatti. Allora, avete visto appunto quali altre stampe appunto ci sono, ovviamente quelle meno impressionanti di dimensioni hanno un motivo di essere. Allora, il piccolo gatto che avete visto è stato stampato insieme al grande gatto. Per dare un'idea delle proporzioni, perché in realtà se riprendi il gatto, sì, un gatto questo è un gatto a caso, sostanzialmente questa è la dimensione dei gatti che stampiamo, questo ho fatto un po' più piccolino ma siamo lì. È uno stivale praticamente di questo che abbiamo. È il capitano del capitano. Esatto, è l'omino del cervello. È l'omino del cervello. Quindi, per esempio, è... Poi, vabbè, abbiamo la stampa. Questa è stata la prima stampa che abbiamo fatto, che era una di quelle dimostrative. Sì, che sull'SD. Sì, una sorta di Buddha. E ha fatto il suo dovere. Sì, sì. E poi abbiamo provato a fare anche il cagnolino articolato. Questo qua, come potete vedere, è venuto veramente molto bene. Perché abbiamo fatto anche il cagnolino articolato? Perché sempre per risparmiare plastica, tempo e tutto il resto, il gatto è stato fatto alla qualità bassa. Poi c'era anche la bassissima, però. Però c'è da dire, sai una cosa, nonostante sia di quanto di 80 cm il gatto, sì, l'abbiamo stampato in qualità bassa, ma stampando in qualità bassa, la cosa sorprendente è che non è solo grande sta stampante, ma è anche veloce. Sì, sì, questa infatti stampa ha richiesto 14 ore. Questa, no, un giorno e 14 ore. Un giorno e 14 ore, scusa. Questa ha richiesto... Comunque un giorno e 14 ore rispetto ad altre stampe che abbiamo non visto, anche quelle a colori, cioè non è per niente male. Non è per niente male. E però questa è già una qualità bassa. Il cane, che come si vede anche a livello di lucentezza, eccetera, è stato stampato a qualità standard. E devo dire che è una stampa... Sì, poi considerando le stampe, quelle che sono appunto snodabili, cioè abbiamo un'ottima precisione. Cioè, se non sono precise, non vengono così bene. Infatti, quindi non tutto vengono proprio. Abbiamo stampato questo gatto, questo cane, proprio per dimostrare che comunque non è soltanto grande, ma anche la precisione c'è. Però andiamo a vedere. Bando alle ciance, andiamo a vedere un po' come sta stampando. Anche effetti, perché qua non ci può entrare, vedrete sì, perché. Riporto il gatto. Bravo. 12 seconds later. Allora, queste sono le scatole che avete visto prima nei B-roll e sono giganti. Questa è parte dell'imballaggio, quello che non siamo riusciti a far rientrare dentro. Questa roba sta qua da un po' di tempo, dobbiamo vedere quando ci gira di buttarla, probabilmente stasera. E andiamo a vedere appunto la guest star. Eccola qui, abbiamo occupato la terza stanza. Abbiamo sbloccato la nuova stanza, quella di Marco. Ah, qui vedi c'è ancora
la fine stampa del cagnolino di prima, che ci ha messo 11 ore e siamo a posto. Minuti. E come potete vedere, come schermo, come display, come plancia di comando, abbiamo un vero e proprio tablet. Sì, è un vero e proprio tablet. L'unica cosa che non siamo riusciti a fare, ovvero siamo riusciti a fare, ma non esatto, ma non a portare a termine, è stato connetterlo online, perché ovviamente hai tutta una serie di vantaggi, come ben si sa, quindi eventualmente anche mettergli una webcam che andrebbe collegata all'USB che si trova di sotto. Il problema, abbiamo visto, che facendo il tethering, per esempio, con il telefono, si è connessa tranquillamente, la rete dello studio no. Quindi ora non sappiamo. È un po' chiusi con le reti. Esatto, è un po' chiusi con le reti. Non sappiamo se può trattarsi del tipo di chiave di criptazione, quanto prende di linea, non lo sappiamo. Però di connettersi si connette, ma la rete a cui si dovrebbe connettersi non si connette. E comunque, nel caso in cui siate delle persone serie, c'è la porta Ethernet. Esatto, c'è la porta Ethernet. Davanti allo spegnimento abbiamo il blocco della stampante insieme alla chiavetta USB che andremo a mettere, anche perché voglio dire, se avessero messo l'SD su la micro SD su una stampante del genere sarebbe stato proprio da ridere. Anche in questo caso lo schermo si può rimuovere, ecco, solo che abbiamo notato che il cavo è proprio della lunghezza precisa, cioè finito. Sì, infatti. E soprattutto posso dire, è un po' giocattoloso. Sì, cioè, giocattoloso, sì, ma poi ha anche un attacco proprietario. Quindi se ci parte il cavo in qualche modo, o è una situazione, se esiste, un esatto, dobbiamo riprocurarci lo stesso tablet, lo stesso schermo, se no appunto dobbiamo fare attenzione a non romperlo. Oltre a questo, sempre parlando di rotture, cazzo, tanto spazio dovevi mettere giusto praticamente davanti, come si dice, a ciampicaturo, sia l'USB sia l'attacco dello schermo, che comunque è tanto grande. Certo, qui ovviamente non è che stanno bambini, gente che corre, peggio, c'è gente che fa le cose in maniera distratta, quindi può succedere che dai un calcione e spacchi tutto. Quindi voglio dire, con tutto lo spazio che c'era a disposizione, considerando che la board si trova qui sotto ed è una cosa piccola così, potevi trovare un posto migliore per poterla sistemare. Anche perché ricordiamo, sto giocattolino costa 2500 appunto, euro. Cioè quindi non è una fesseria, ecco. Fatti vedere. Cioè, ci sto appoggiato così per dire quanto è grande la stampante. Io sono 1,82 m, giusto per fare il paragone. Allora, vediamo le altre cose interessanti. Allora, non c'è l'italiano per chi lo volesse per no, chi lo c'è volesse. L'italiano, ma mi faceva cringiare. Ah, è l'italiano di Google Translate, dice. Vado dall'altro lato perché faccio vedere le altre feature. Sì, le feature. Boh, vedete, allora Max sta da lì, guardate che distanza c'è. Cioè, ciao. Siamo letteralmente da un capo all'altro della stampante. E sta cosa fa troppo ridere. Beh, adesso facciamo vedere appunto tutte le cose che non si incontrano tutti i giorni in una stampante normale. Tipo i quattro piani di stampa. Bravissimo, esatto. Questo non è un unico piatto di stampa, ma sono quattro. Questo per più motivi. Il più banale, diciamo, è quello di poter staccare meglio la stampa, anche perché un unico piano di stampa sarebbe stato un casino, ma soprattutto per una questione di efficienza, nel senso che se dovessimo stampare un modello che occupa, diciamo, lo spazio di uno slot, possiamo riscaldare solo un piano di stampa e stampare lì, perché ovviamente mantenere riscaldato sto forno da pizza tutto il tempo. Ah, si muore di caldo qua dentro. Sì, in questa stanza si muore, cioè non che non faccia caldo qui di solito, ma ancora più caldo, cioè se ti avvicini qua è caldo. E appunto abbiamo quattro pannelli. Un'altra cosa interessante, se vedete ci sono tutti i fili penzolanti qua, perché ovviamente, non ci avevo pensato, possiamo montare più blocchi per mantenere le bobine. Infatti questi sono i cavi per il check del cavo, se c'è o non c'è, e possiamo metterne appunto fino a 4. Dulcis in fundo. Ah, c'è un'altra cosa di no, fammi far finire qua, poi vi arrivo lì. Allora abbiamo il portabobine normale, come una normale stampante, e poi abbiamo questa carrucola con cuscinetto a sfera, che ci porta al bobinone di cui prima, puoi venire da qua a questo punto, quello da 3 kg,
che ha appunto... Puoi tirarlo su, esso, Sì. Anch'esso ha praticamente dei cuscinetti a sfera e gira molto bene. È pesante, di metallo quel coso lì, non è un, un giocattolino. Come dico sempre, se lo dai in testa ti fa male. E c'è questo dettaglio della carrucolina, nel caso si utilizzi l'attrezzo che abbiamo qui sotto, che è una chicca, cioè che funziona, ha fatto il suo lavoro. Si è fatto tutto il giorno i 14 di stampa del gatto, non ha rotto il cazzo ed è stato bene. Non si dicono le parolacce. Si dicono. Poi arriviamo alla famosa... Ah, ecco, questa è l'arma del delitto. Questa piccola L arrivare a questo endstop. Ce n'è una da questo lato. E se tutta l'impalcatura arriva giù senza quell'L, non è tutto. Una bella cosa. Perché ovviamente questi motori, che sono motori, diciamo, più grossi. Seri rispetto a un... Cioè, guarda quanto è grosso questo. Sì, insomma, lo puoi mettere, cioè sti motori, cioè una coppia di questi motori ti possono aprire, diciamo, un mini cancello scorrevole volendo. Sì, infatti. E se continuano a spingere contro la base non gli fa bene. No, per niente. Ah, il gatto, ottima sta cosa. Facciamo il confronto. Prego. Di quanto abbiamo stampato e quanto potrebbe stampare. Infatti, la stampante. Questo allora, fa capire Le proporzioni, anzi sembra quasi a misura, diciamo, media all'interno della stampante, sì. Ma in realtà la dimensione massima è più o meno, la puoi raggiungere giustamente. Sì. Poi la cosa che abbiamo realizzato dopo, cioè abbiamo forse pensato... Ok, sostanzialmente questo è il massimo, quindi... Ottimo. Poi c'è ancora molto spazio, c'è ancora davvero molto spazio. Dicevo, la cosa che l'abbiamo realizzato dopo, ora che l'abbiamo montata... La sua stanza non può più uscire. Almeno intera non esce più. Intera non può più uscire. E io di certo non ho voglia di smontarla. Siamo in due. Eh sì, quindi diciamo che rimarrà così. Marco, ci dispiace. Ma questa è la stanza delle cose ingombranti. Questo è come il plotter suo che si trova qua. Che però attraverso le porte passa, questa no. Insomma. È dura, è solidissima, cioè può magari dare un senso di ok, grande, magari è instabile. No. Quasi 150 kg di stampante, è bella tosta. Anzi, stavamo pensando addirittura di metterci il plexiglass sopra e usarla come tavolino. Ovviamente non la vai a caricare a ciuccio, però voglio dire, ci potrebbe anche riuscire a rigirare in questa maniera, perché ovviamente occupa un sacco di spazio. Poi magari riusciamo a metterla in un angolo, però ovviamente vabbè, la riposizioniamo, ecco, sì, sì, l'abbiamo tenuta qui giusto, diciamola, per diciamola così, non giudicateci, esatto. e soprattutto se vi interessa una stampante del genere è inutile che vi dica, mi serve lo spazio. Cioè... vabbè, diciamo dovrebbe essere in sì, esatto, meno domestico. Però sai cos'è? È una di quelle cose che tu dici, un metro, sì, forse ci entra la cosa. No. Io me la immaginavo grande, ma una volta che la vedi nello spazio reale che esiste, non pensavi fosse così grande. Ecco, è un po' come quando... per esempio è arrivato l'ultimo camminato del Pop and Music, lo vedi in sala e tu pensi, vabbè, rispetto agli altri camminati è più piccolo, sì, visto nel contesto di una sala giochi, lo prendi singolarmente, ci sarà tempo così a portarlo su a pezzi, e questa, diciamo, è stata lo stesso, non è stata da meno. Eh sì. Beh, possiamo tornare di là per le conclusioni. Esatto, ci riportiamo sempre il gatto che c'ha la maniglia qui, cioè prima qui ci infilava, neanche il dito c'entrava, adesso la puoi prendere praticamente come maniglia. E rieccoci qua. Ah. Allora, qui fa caldo, ma non caldo come là. Ecco, vabbè, scusate se sono sudatissimo. Sì, siamo pezzanti. Anzi, no, tu hai avuto la sfortuna che sei con la maglietta chiara. Cioè, se fossi stato con la tua stessa maglietta, sarei stato... a me non ci sarebbe visto perché sarebbe stato tutto bagnato. Ah, quindi fantastico. Si confondeva. Comunque, tornando a noi... Per chi è questa stampante? Per chi ha spazio. Ok. per chi vuole stampare, ovviamente, grazie al cazzo, roba gigante, anche oggetti d'arredamento, comunque pezzi unici, d'arte, diciamo. Pezzi unici. Esatto, pezzi unici molto grandi, appunto l'esempio che lo va a contrastare, la Yoko Littner che abbiamo visto, oppure, ci ho pensato successivamente, ma appunto è una cosa più esagerata, se bisogna stampare... tanti volumi di stampa. Allora, immaginiamo che vogliamo stampare sempre il solito gatto. Questo qui te ne puoi stampare 30-40 alla volta, penso. Cioè, quindi, te ne stampi praticamente allora, un bacio alla volta. Sì. Poi si fa la stampa, è brutto, però... Sostanzialmente questo tipo di volume
abilità degli scenari che con le stampanti classiche ti sogni. Sì. Sicuramente potrebbe essere un prodotto per chi fa prop, per chi fa prototipazione di pezzi grandi. Le possibilità, quando ce l'hai sotto mano, sono folli. Sì. Cioè, vedete anche questo cagnolino, vi rendete conto quanto potrei farlo grande? Questo è fatto a pezzi, Lo fai quindi grande quanto un cane, può sarà un, proprio un diventare quanto un cane, esatto. cane. Sapete quante stampe ci sono che sono già divise in pezzi per le stampanti classiche? Vi rendete conto quanto possono diventare grosse? Esatto. Anzi, Facciamolo vedere. ora, per esempio, questa stampa qui di questo faro, eccetera, sicuramente magari non è la cosa più utile, però non si sa mai. Questa stampa è divisa in due parti. Un metro e un metro, Tre tre. parti. Perfetto, tre parti. E raggiungo Quindi pure, ci sono gli alberi che possiamo. non vengono perché erano troppo Eh sì, piccoli. cioè possiamo fare una stampa da 2 metri e 20, 2 metri e Sì. 40. Cioè in questa stanza, cioè Allora, se tu prendi un modello prop a pezzi che è pensato per venire quanto questo gatto, fatto però un stampato con le casino. pezzanti normali, se tu lo vai a scalare, appunto ti puoi creare, come ha detto Max, una roba da 2 metri Cioè, d'altezza, noi cioè. potremmo creare degli elementi d'arredo per decorare le pareti. Cioè. Il che è tutto dire, cioè Max ha portato l'esempio, ti fai una colonna tipo romano, così boom 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 boom, E ti te la fai crea. alta quanto vuoi, ecco. Esatto. Cioè, su abilità delle follie interessanti. Qual Costose. è il problema? Ovviamente che il costo del materiale inizia a diventare veramente problematico perché non puoi più fare cose tanto per, cioè questa stampa, ok, ci sarà costato un euro e Sì. 20, ma questa ci è costata 40 euro. Con filamento neanche al top. Quindi infatti pensate che bello sarebbe stato usare quei filamenti tricromi, quelle cose Sì. particolari, come dire, no, ma va bene. Allora, capiamoci, va benissimo, ma va benissimo se è davvero un obiettivo di risultato. Cioè noi Noi oggi, ci cioè andiamo ovviamente in perdita stiamo per facendo la questo. recensione, quindi dobbiamo testare la macchina, ma questo gatto chi lo vuole? Ve lo vendiamo? Cioè non ci serve, cioè ora che l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto vedere. Lo diciamo chiaramente, se non ci arrivano, diciamo, commissioni o roba del genere, che non Non la facciamo tra usiamo. l'altro, non lo useremmo. Capito? Quindi bisogna veramente averne bisogno, cioè tante volte vi diciamo per iniziare, se siete già esperti, eccetera, Questo è l'high-end sto proprio. giro dovete veramente averne Ed bisogno. era una clientela Sì, particolare. anche il prezzo non è, No, cioè il prezzo è infatti. bassissimo rispetto al prodotto, Sì. però sono pur sempre 2500 euro. Tra l'altro, appunto, come accennava Francesco, la stampante può essere modificata e può arrivare ad avere fino a 4 testine. Quindi potreste addirittura stampare a colori con Sì. la torre di spurgo. Madò. Non ci ho pensato alla torre. E lì lasci un piano di stampa solo per la torre di Sì, vabbè, insomma, spurgo. però arrivi a fare Però delle lo puoi fare, cose cioè. pazzesche. Quindi Cioè, presente quella, la classica cosa. Si può fare, eh sì, però te lo devi poter permettere. Cioè, è questo il caso. Cioè, lo esatto. puoi fare, però comunque se devi fare. Cioè, le stampe così, tra virgolette, a cazzeggio, così a perdere, queste le fai proprio senza pensare. Che filamento c'è questo? Vai. Sì, quella bobina basterà. Cioè, questo ci tiri fuori la 50 euro per fare una stampa così, senza considerare appunto il tempo che tiene impegnata la I rischi, stampante, la il rischio corrente, ovviamente, sì. i rischi di fallimento. Quindi, insomma, è un prodotto per Ma professionisti. infatti io penserei, come dicevo a Max, io una stampante del genere, se la si usa lavorativamente per fare stampe così grandi, io ci metterei a monte il gruppo di continuità. Perché Certo. veramente, cioè sì, avrà sicuramente il fail safe, però non rischierei. Comunque, gente, questa è la nostra esperienza. Vi
non lo so, chissà se ci viene in mente di fare qualche altra follia. Potete far venire in mente qualsiasi tipo di follia, potete dircelo, darci suggerimenti, ma... Se non arriva il filamento. Se non arriva il filamento, non lo stampiamo. Vabbè, dai, basta fare i pezzenti. Sì. Credo sia tutto, insomma. Sì, 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 anche perché vista. Sicuramente ricicerà fuori, perché non è che passi inosservato quella cosa là. E niente, ringraziamo ancora i Legù per averci mandato appunto il bambinone. E a proposito di bambinoni, faccio gli auguri a Muriel, che è la nostra, il nostro contatto ai Legù, che ha avuto un bambino. Ah, quindi stampiamo il carrozzino allora. E niente, quindi colgo l'occasione anche per salutarla, perché lei, come dire, c'è sempre, ci aiuta sempre. Sì. E niente, quindi spero che vi sia interessato questo video molto particolare. Ci becchiamo al prossimo video, magari proprio con qualche mod del qualche follia domani. Alla prossima. Ciao.